Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Casa, il mercato in picchiata, giù le compravendite in Libia, il Pentagono spedisce a Sigonella 500 Marines, Milano aggressione a picconate, le vittime di Kabobo salgono a 3. Crolla il mercato immobiliare della casa in Italia nel 2012, perdendo oltre 150.000 compravendite rispetto al 2011. Si tratta, secondo il rapporto immobiliare 2013 di ABI, Agenzia delle Entrate, del peggior risultato dal 1985. 500 marine americani trasferiti dalla Spagna alla base di Sigonella per intervenire più rapidamente nel caso di attacchi in Libia al personale diplomatico. Le truppe a stelle e strisce fungeranno da testa di ponte per le attività americane nel continente nero. Deceduta un'altra delle persone aggredite a picconate da Kabobo a Milano, è il 64enne che era ricoverato nel reparto di neuro-rianimazione del Policlinico. Si aggrava quindi il bilancio del folle raid dell'immigrato ghanese per le strade di Niguarda. Le vittime salgono a 3. Un'enorme frana ha gravemente danneggiato una galleria tra Salisburgo e il Tirolo, uno dei più importanti collegamenti transalpini in Austria. I piloni di cemento che reggono la struttura sono stati trascinati per un centinaio di metri. I soccorsi non escludono la presenza di macchine sotto le masse di terra. Si allarga ai reati finanziari il fronte d'indagine della Procura di Torino sul gruppo Fondiaria SAI. 14 gli indagati per falso in bilancio, manipolazione del mercato e falso in prospetto, tra questi Salvatore Ligresti. Madre e figlio lottano tra la vita e la morte all'ospedale di Brescia dopo essere caduti nel fiume Mella. Entrambi sono in arresto cardiaco ad annegamento. Nessun particolare emerso per ora sulla dinamica di quanto accaduto e sulla identità delle due persone coinvolte. L'attrice Ellie Stanfield affiancherà Sam Worthington nel thriller diretto da Philip Noyce, Dogs, il film ambientato in Italia e tratto dal romanzo di Kevin Vignal e liberamente ispirato al Canto dei Nibelunghi, celebre poema epico tedesco.